Siamo a Ostia, sul lungomare di Ponente, dove c'è una manifestazione in corso di cittadini diversamente abili, disabili, in quanto questo tratto di spiaggia è praticamente impossibile per tutti, problematico per noi, figuriamoci per i diversamente abili. Ecco, qui era l'ingresso del chiosco bar, che comunque qui c'era un accesso per la spiaggia con un camminamento in legno che accompagnava tutti sulla spiaggia. Attualmente la situazione è questa. Da considerare che questo tratto di 900 metri praticamente è più o meno questa situazione. Questa parte qui, che è l'unica parte di Ostia dove il mare si vede e si potrebbe godere, guarda caso, viene precluso ai portatori di H, chi è in carrozzina, quindi come fa ad accedere al mare? Cioè, questa parte di Ostia che ha il mare aperto, il mare libero, qui i stabilimentari non ci vengono perché ovviamente questa è zona popolare, loro non acchiappano qui, ma a noi ci sta bene che non arrivano neanche qui. Però insomma, si attrezzasse questa parte anche per i portatori di handicap, anche per le donne che hanno la carrozzina con il bambino, le persone anziane che le hanno male. Dico bene? Certo. Andrea, qui carissimo amico Andrea, che giustamente dice: dove passiamo noi, passate dove, anche voi. Dove passano a sedia a rotelle, passano tutti. E questo è ormai, insomma, siamo nel 2019, tutti quanti i lidi d'Italia sono attrezzati, anche il Salento, tutta la costa adriatica, tutti attrezzati. E noi siamo la capitale, insomma, il centro d'Italia, abbiamo le risorse per poterlo fare. L'altro anno ci hanno provato e hanno montato dei bagni per disabili sulle spiagge, ma l'hanno messi sulla sabbia, quindi come fai a entrare nel bagno quando c'è la sabbia davanti? E ci hanno provato, ma qui non si tratta di provarci, qui si tratta di utilizzare le norme europee per fare veramente l'abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo spostati qui su un ingresso principale. Qui in teoria, ecco, da notare la montagna di sabbia sul marciapiede, questo è l'ingresso, tutto normale. A sinistra ci sono dei scalini, ci dovrebbero essere, con circa, possiamo dire, quasi un metro di sabbia, mentre qui sulla destra finalmente abbiamo uno scivolo per i disabili, uno scivolo che dopo 4 metri finisce qui sulla sabbia. Fate le vostre conclusioni. Questo è un varco per i diversamente abili. Sono Biagio Caputi, del presidente dell'associazione Decino Solidale, che logicamente è più solidale di così non si può. Effettivamente stiamo sposando questa causa dopo essere già stati vicino loro per quanto riguarda la Befana che abbiamo organizzato al CPO, dove abbiamo avuto le prime conoscenze purtroppo con questi signori meno fortunati di noi, e stiamo proseguendo nell'affiancamento per sensibilizzare l'amministrazione per ottenere quello che gli spetta di diritto, è un diritto, certo, che purtroppo è disatteso, anche perché vediamo che fanno il bando per i cani, la passerella per i matrimoni uno su due anni, e invece insomma noi siamo vergognosamente vengono trascurati queste persone che purtroppo hanno avuto questa sfortuna e non dobbiamo altro che essere vicini a loro. Grazie. Il libero accesso alle spiagge è un diritto di tutti. Stiamo facendo una manifestazione
per far attuare le leggi previste dello Stato italiano, non stiamo dicendo nient'altro. C'erano degli accessi, erano curate, le spiagge erano tenute a disposizione dei cittadini e secondo me era una cosa buona. Non riesco ancora a trovare delle ottime motivazioni per aver smantellato tutto, bagni, servizi, una bottiglietta d'acqua. Avevamo sicurezza, i bagnini, la pulizia assicurata, insomma, so che cosa erano, c'erano dei regolari contratti di affidamento dei servizi connessi alla balneazione, quindi io ero favorevole, ecco, penso a queste persone che avevano gli scivoli per arrivare, avevano assistenza, potevano contare su un po' di sicurezza. Grazie.